prima qui al Bra, gli arriva la capolista Crotone. Il Modena però ha dimostrato anche a Bari di stare bene. Ma sì, veniamo da questo pareggio a Bari. Sicuramente la squadra è consapevole, insomma, ha preso un po' più di fiducia, più convinzione nei propri mezzi, quindi credo che possa, insomma, sentire l'importanza della gara, ovviamente, insomma, si possa esprimere bene anche domani sera contro la prima della classe. Che avversario si aspetta? Ha fatto molto bene questa stagione, si è già praticamente guadagnato la promozione, manca solo, insomma, la formalità di un punto se la terza dovesse vincere tutte, insomma, è difficile anche arrivare a questo scenario. Cosa mi aspetto? Mi aspetto una squadra che viene qua per fare il risultato, per cui c'è poco da dire e da stare lì a pensare se stanno in Serie A o meno. Cioè, in Serie A ci vanno sicuramente, è una squadra che ha meritato l'intera stagione di essere là al primo posto, perché comunque è una squadra ben allenata, con un bravo allenatore, giocatori bravi, e quindi sicuramente, insomma, ci aspetta una partita molto, molto difficile e bisogna solo fare i complimenti a questa squadra per quello che ha fatto in questa stagione. Qualche scelta di più anche, insomma, a livello di formazione dopo le prime gare, con qualche acciacco, qualche squalifica, questa settimana la situazione da questo punto di vista è migliore. Sì, diciamo che c'è qualche dubbio che comunque io mi porto sempre dietro alla vigilia di ogni partita. È chiaro che a grandi linee, insomma, sarà la squadra di Bari, però aspettiamo di vedere anche quest'ultima seduta d'allenamento e poi vediamo un po', insomma, chi schierare. Però sono sicuro che, ripeto, che al di là di chi giocherà, insomma, è importante andare in campo con un atteggiamento propositivo, perché comunque noi dobbiamo cercare di raccogliere i 3 punti. Sarà difficile, però con un atteggiamento propositivo come quello di Bari, quando abbiamo la palla si possono fare delle buone cose. La squadra è convinta, è più consapevole, ripeto, dei propri mezzi, l'ha acquistata piano piano questa consapevolezza dall'inizio di quando sono arrivato. Ogni partita abbiamo sempre migliorato e quindi credo che, insomma, possiamo essere pronti per questa sfida che è importante.